Crema. Al prefetto di riceversi con le delegazioni, qui presenti delle sei sigle sindacali, che hanno trovato una sintesi per quello che è il percorso di lotta che ci accingiamo a fare. E non è che l'inizio, la Calabria ha proclamato lo sciopero delle prestazioni straordinarie e lo ha reiterato a partire da giorno 25 per un altro mese e poi ancora, perché la devono smettere di coprire tutte le inefficienze su quello che è ipotesi che marciano soltanto a vista e che non hanno una pianificazione e non ci danno certezze per il futuro. Quindi ecco perché noi continueremo la lotta fino a quando non vinceremo, perché questa è la posta che abbiamo costruito nel corso degli anni. Questo è il percorso e la gente che oggi opera è il frutto di quel lungo percorso di trasformazione della nostra azienda. Abbiamo saputo modificarci, abbiamo saputo cambiare nel corso del tempo e ci siamo e siamo orgogliosi del nostro ruolo, di aver prodotto un risultato. Noi siamo un'azienda produttiva ed è per questo che ci riesce difficile capire perché un'azienda che produce degli utili per lo Stato venga svenduta in maniera così miserabile. Thank you.